L'economia della Sardegna registra dei segnali positivi legati soprattutto alla ripresa del turismo e alla fase di espansione della spesa pubblica. Il dato sull'occupazione si conferma in crescita, spinto in larga parte dalle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e più in generale dai comparti che godono di interventi dal punto di vista fiscale. Le maggiori criticità sono invece connesse alla qualità dell'offerta nei servizi pubblici. La spesa sanitaria pubblica infatti è aumentata tra il 2021 e il 2022 ed è passata da 3 miliardi di 600 milioni di euro a 3 miliardi e 700 milioni di euro. Il sistema legato ai servizi per l'infanzia e gli anziani, oltre alla rete di trasporto pubblico locale, non riescono a soddisfare i bisogni e le necessità dei cittadini sardi. E questa è in sintesi la fotografia del 31esimo rapporto CRENOS sull'economia della Sardegna, illustrato stamane a Cagliari nell'aula A della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Se noi guardiamo in prospettiva invece questi dati, occorre cercare di capire che cosa abbiamo, che strumenti abbiamo adesso in mano, visto che alcune delle misure di sostegno sono arrivate al capolinea, lo sappiamo bene. C'è da mettere attenzione, c'è da mettere mano e recuperare quelli che sono i ritardi che sono evidenti in tutte le dimensioni nell'utilizzo dei fondi del PNRR, Next Generation EU. È vero, dei fondi che permetterebbero di affrontare diverse criticità del nostro tessuto economico. Abbiamo soprattutto una criticità che non è tanto legata al capitale fisico, che è quello sul quale il PNRR, la spesa pubblica, può mettere più rimedio, ma sono legati sostanzialmente al capitale umano. In Sardegna ci sono poche persone, sono sempre meno, ci sono pochi giovani e ci sono pochi giovani laureati. In questo senso, alcuni di questi aspetti collegati tra loro sono molto preoccupanti. Si pensi ad esempio alla sanità. Noi possiamo costruire nuovi ospedali, forse lo faremo col PNRR, però potrebbero mancarci le persone da metterci dentro. Cioè, il nostro problema è legato sostanzialmente al capitale umano.